Va bene, cerchiamo di aumentare un po' il livello della serata, perché... Casogno! Hai visto, guarda! Guarda che bello! Hai visto? Lo so, ragazzi! Vi ho portato Piero Denza! Ma dico, a parte i fan e tutto quanto, questo vi giuro che è il pezzo che mi fa più schifo fare, veramente. Io non mi sento mai in imbarazzo come in questo pezzo. Che te la pongo, yeah! Poesia! Ma c'è un freddo fuori, un naso care. No, che pretesto per dire una parolaccia. Noi facciamo di tutto! Feste festine, ratte fuoco di sirene! Ondulatorio sussultorio, ondulatorio sussultorio, ondulatorio sussultorio. Bravo Piero Denza! La classe! Ma che... La classe! Ma guardi che camicia! L'eleganza fatta per sopra. La classe! Cioè lei è un uomo con la panza, cioè che vuole fare il ballerino, ma non una panza normale. Non può fare niente. Magari non vuole. Chi vuole dire che è trash, che è tascio? Non lo direi. Lei è troppo tascio per qualsiasi trasmissione. Non vuole il tascio. Non vuole il tascio. Non vuole il tascio, è diventato tuo fino che chiave non era una sacchia. Adesso se ne va in vacanza nei resort a 5 stelle ai Caraibi. Che c'è di male? Abbatuato, c'è. E fatto scusi, adesso quando ti affetto la cabina a Mondelletta aspettavo con 30 chissà. Antonio, lo sappiamo. 35. 35 eravamo. Senta, ma si rende conto veramente del, allora, del ultimamente pochezza. Questo qua ha fatto dei calzini bianchi di spugna. E non perché fanno parte del personaggio, ma perché lui le indossa veramente. Sui sua che. Cioè, lui io troppo bene. Ma che si pensa, mai batte zucca, non c'è niente. Ha fatto un duetto con Lara Fabian e hanno cantato la canzone Adagio. E com'è andata? Un niente se non. Ma chi ride a queste? Cosa c'è da ridere? Ma cosa c'è da ridere? La chicca? Quale chicca? Cantautore! Ma quale cantautore? Canta le canzoni in italiano! Questo non parla l'italiano! Ah, senta, lei continua a manifestare incessantemente la sua opinione negativa nei miei confronti, quindi per cui rimango ostile nell'avvalorare l'ampliamento delle mie doti artistiche! Non ha detto niente! Non significa... Sono due frasi di due pezzi differenti messi insieme! La frase insieme non vuol dire nulla! Ma cocco te non ci chi sai da matalo a tateo! Qualcuno di voi che sa cosa sono le sarde? A matalo a Nessuno, ridete! Allora, lei è una truffa, guardi! Non esistono i sai da matalo a esistono! Ma chi? L'hai sentito, non sento. Senta, vada avanti! Allora, questa sera ho portato un brano scritto per lei, allora se lei mi dà il consenso lo andiamo a fare, allora signori, cominciamo con il brano e tutti appresso a me! Tutti dietro di me! A te che ti piace il fianamma! Ridono! Che no, cosa c'è da ridere? Ah, se a uno gli piace il fran, lei cosa le piace? Un volante! E si giusto. Ride! Io giusto. Non la riesco a capire questa è troppo Non la capisco, andiamo avanti. E allora signori, siamo pronti per il brano scritto appunto per il presentatore che si sente tutto toco, ma all'interno della sua calotta cranica c'è solo provolazzo. Ci abbiamo il brano Musica Maestro. Musica! In mezzo agli amici tu fai toco, 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 ma in quanto al cervello ne è poco, poco, poco. Se vuoi possiamo organizzare un gioco, gioco, ti presto l'accendina e ti dai fuoco, fuoco, fuoco. Bravo Piero Denza! Un artista bello, un artista simpatico, ma soprattutto un artista magico! Ma magico di che? Faccio sparire i paitapuaghe! Ciao, colpa e colpa, ragazzi.